roba da mangiare. Quando arriva? Arriverà anche. C'è pane, salame, formaggio. Ah, quanta roba! E il latte. Sta a vedere che adesso questa gente vuole anche il caffè. E anche i dolci. Vedere un uomo di nome Lenin. Andate via. Ho detto andate via. Non avvicinatevi oltre. Tornate indietro, è un ordine. Obbedite. Noi vogliamo soltanto sentirlo parlare. Ho detto andate via. Ecco, è lui, lo riconosco. Ho visto una sua fotografia. Sì, è lui. È Lenin. Lenin. Vogliamo sentire la tua voce! Vieni! Siamo compagni! Vieni! Siamo compagni! Vieni! Deve essere qui! No, qui non c'è nessuno! Vieni! Più avanti! No, qui è vuoto! Vieni! Ehi! Qui c'è qualcuno! C'è qualcuno! Vieni! 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 Affacciati! Devi dirci quello che i socialisti tedeschi devono fare! Della classe operaia! Dici cosa dobbiamo fare! Via, via! Finite tutti in prigione! Sono compagni, lavoratori pieni di entusiasmo. Vogliono solo ascoltare qualche parola, poi andranno via soddisfatti. Potrei parlargli io. No, Radek mi sembra più adatto. Gli deve spiegare i motivi per cui io non posso parlare e li faccia tornare indietro. Sono Karl Radek, del Partito Socialdemocratico Polacco. Bravo! Bravo! Dove è Lenin? Vogliamo ascoltare Lenin di persona! Sì, dov'è Lenin? Lenin sta tornando a Pietrogrado, in Russia, per dare inizio alla rivoluzione mondiale. Ma ascoltate! Lenin sta viaggiando a bordo di un treno extraterritoriale. Ha dato la sua parola che non parlerà con i cittadini tedeschi e deve mantenere la sua promessa. È come se fosse fuori dai confini di questo paese. Basta con gli spargimenti di sangue, sì, buttiamo tutti le armi. Hanno ammazzato i nostri figli, i fratelli e anche i mariti. Vogliamo la pace, la pace. È proprio quello che diremo ai nostri fratelli russi. Buttate le vostre armi! Scacciate gli imperialisti guerrafondai! Mettete fine a questa guerra fratricida e combattete l'unica battaglia che valga la pena combattere! Quella contro tutti i nemici del popolo! Ma cosa crede di fare? Gli ha dato di volta il cervello! Incredibile! Sì, pace! Pace! Vieni! Vieni! Ascoltare la voce del popolo tedesco che urla la sua rivolta! Lunga vita al socialismo, lunga vita alla rivoluzione, lunga vita al Lenin! No, no, no! Viva la rivoluzione! No, smettila! Viva Lenin! Compagni! Ma non capisci che stai facendo, non lo capisci! Volete sapere? Hai perso la testa! Dovete mutare i vostri propositi in azioni!
Cacciate via i militaristi, prendete a calci quel burattino del Kaiser! Smettila! Stai esagerando! Basta, ora basta, Radek! Perdiamo la testa tutti! Stanno arrivando gli ufficiali. Silenzio! Venitela immediatamente con queste urla! Ci sono anche dei militari in mezzo a loro. Ho detto silenzio, venite! Metti via quella pistola, e subito! Chi aspetta? Tu va dentro. Tutti negli scompartimenti. Fate come vi dico. Dentro. Caricate le armi! Soldati, caricate! Io voglio subito i nomi di tutti coloro che hanno pronunciato ingiurie contro il Kaiser e contro i suoi vuoi ufficiali! Vuoi che la notizia di questo incidente giunga fino a Berlino? Razza di idiota! Sali sul treno! Partiamo subito! Muovetevi! Inessa, a Radek che salta il tiglio di tenere un discorso... Tu, forza, calmati, compagni Abramovic! È inutile litigare, non serve a niente! Torna dentro e restaci! Sergente! Sì, signore! Non fate nessun rapporto, sergente. Sì, signore. Me ne occuperò io, personalmente. Sì, signore! Dimenticate questa storia! È un ordine! Sì, signore! Dov'è il treno con i russi? Sta partendo. È tutto finito. E quei militari non cercano altro che una scusa per togliere di mezzo qualcuno di noi. Avanti, andiamocene. Venite, devo parlarvi. Voi siete responsabile del comportamento di queste persone e avete mancato al vostro dovere. Vi chiedo formalmente scusa, signor Maggiore. La cosa non si ripeterà, ve lo assicuro. In caso contrario, sarete arrestato immediatamente. Io farò rapporto ai miei superiori e l'intera missione sarà sospesa. Zinoviev. Sono d'accordo con te, Richard. La missione andrebbe sospesa. Però non lo sarà. Gliel'ho voluto solamente far credere. Ma se loro infrangono gli accordi... Io obbedisco ai miei superiori e tu obbedisci a me. Stavi per provocare una catastrofe. Devi fare più attenzione. O sarai tu a venire arrestato. Ehi, non usare tutta quell'acqua. È stata divisa in parti uguali, quindi non rompere l'anima, compagno Levitsky. Su, va a farti un po' di tè. Io dubito che tu abbia un'anima. È meglio non avercela che averla merdosa come la tua. Si sente che hai avuto un'ottima educazione. Compagno Levitsky, vorrei bere il mio tè in pace. Inessa, Lenin ti vuole vedere. Lenin ti vuole vedere.
A Zurigo, un certo Oscar Blum è stato buttato giù da questo treno, Radek. Avevamo la sensazione che lui potesse compromettere l'intera operazione, ma non abbiamo tenuto conto di te, Radek. Ti avevo analizzato bene a Cracovia. Avevo visto giusto. Un campanello d'allarme mi tintinnava in testa e stupidamente l'ho ignorato, ingannato dalla tua esuberanza giovanile. Da che parte stai, Radek? Sei un vero rivoluzionario? O stai sul libro paga del governo provvisorio per tradire me e far abortire la nostra missione? Vuoi che arriviamo a Pietrogrado, Radek? O vuoi solo farci annientare? O sei semplicemente un pazzo pericoloso, un demente? Non voglio individui simili accanto a me! Volodya, ti prego. Volodya, non dovresti agitarti tanto. Voglio la tua opinione, Nadia. Che cosa ne pensi? Il compagno Radek si è comportato da individualista. Una simile condotta è contraria alla linea del partito, quindi è assolutamente inammissibile. Mi sono fatto trasportare. Capite, mi sono trovato davanti a una folla di tedeschi. Tedeschi che volevano la rivoluzione. E io... ho sbagliato, lo confesso. Lo confesso. Per causa di Radek, i tedeschi potrebbero annullare l'accordo e metterci tutti in un campo di prigionia. E tu che cosa facevi mentre lui parlava alla folla? Ho cercato subito di fermarlo. Mi rendevo conto del pericolo della situazione. Non ha voluto ascoltarmi. Questa è una spudorata menzogna. Urlavi come un ossesso. La verità è che hai tenuto la bocca sigillata finché non ho finito. Se permetti, non sono d'accordo. E aggiungo che tutto ciò mostra con chiarezza come la preparazione politica del compagno Radek sia inadeguata. Ah, e la tua sarebbe migliore, eh? Non sei altro che un opportunista, un abile... Non voglio sentire le vostre divergenze personali. Tu sei nel comitato centrale, che cosa suggerisci? Pur con estremo rincrescimento, io propongo che, nel solo interesse del partito, Radek venga espulso e che debba scendere alla prossima fermata. Cosa? Nadia? Beh, sono d'accordo con Zinoviev. Radek deve capire che, anche se con profondo dispiacere, noi non abbiamo altra scelta. Ma non ritengo che debba essere necessariamente espulso dal partito. E nel caso dovessimo decidere che debba abbandonare il treno, sarà meglio che scenda in Svezia, in quanto qui in Germania verrebbe subito arrestato come disertore dell'esercito austro-ungarico. Vanessa, tu che ne pensi? Prima di condannare Radek, io credo che dovremmo chiederci chi abbia diffuso la notizia. Come hanno fatto a sapere che eravamo su questo treno? È una giusta domanda. È stato questo l'errore più grave. Chi lo ha commesso? Secondo me, Platten. Come fai a esserne sicura? Perché quella gente, i compagni tedeschi, venivano dalla cucina della zona militare. Ora, Radek era rimasto sul treno. Platten invece era sceso per andare in cucina. Perché non lo chiediamo a lui? Possiamo mettere in mezzo Platten, ci serve. Va bene, ma se vogliamo essere imparziali su quanto è accaduto... Teniamo presente che Zinoviev ha tentato di far tacere Radek solo quando le cose si stavano mettendo male. Infatti, non sei restato lì, fin verso la fine, ad ascoltare, con un'aria soddisfatta e di approvazione. Avanti, compagno. Ammettilo. Platten è colpevole per aver divulgato un'informazione riservata. Radek lo è per il resto. E Zinoviev lo è perché lo ha lasciato fare. Io, anch'io mi considero colpevole perché ero lì e mi sono lasciata conquistare da quei compagni tedeschi che sembravano l'annuncio della rivoluzione mondiale. Insomma, compagno Lenin, l'unica fra noi che non ha responsabilità è Nadia. Radek. Sembra che tu abbia trovato un buon avvocato. Inessa è una vera compagna. Ho
sentito il maggiore che ordinava di non stendere un rapporto sull'accaduto. Sì, sì, il capitano sbraitava, ma il maggiore l'ha fatto star zitto. Compagni, so che siamo tutti nervosi e stanchi, ma non tollererò un altro incidente del genere. Compagni, propongo che quando arriveremo a Pietrogrado, la compagna Armand entri a far parte del comitato centrale. Siete la dimostrazione di quanto noi uomini abbiamo da imparare dalle donne. Avevo sopravvalutato Radek e questi sono stati i risultati. Ma c'è necessario, sì, come Platten e persino Zinoviev, sebbene sia fatto così. D'altra parte, è con uomini come quelli che negli ultimi anni ho cercato di costruire qualcosa. Sono stato io a parlare troppo. Non immaginavo... Lascia stare, ormai l'incidente è chiuso. Vieni qui, Platt. Siediti. Questo è per un vecchio affettuoso compagno. Avanti, mangia. È buono, sai. Zinoviev, un compagno è più di un amico, più di un fratello. Non è così, Zinoviev? Non ha nessun diritto di farmi la predica. Stavolta l'hai fatta veramente sporca. Ho fatto il mio dovere di bolscevico, compagno. Non è altro che una scusa. Non essere infantile. Finitela, tutti e due. Ti stai rendendo ridicolo, Zinoviev. Io non mi nascondo dietro le gonne della favorita di qualcuno. Favorita? Ma che genere di libri leggi? Favorita di chi? Di il nome. Tu hai insultato la compagna Armand. Metti giù le mani. Ah, vi butterei tutti e due giù dal treno. Devi chiederle scusa, capito? David! Basta ora, vieni qui. Se il compagno Lenin sapesse di queste miserie, dovreste vergognarvi. È proprio vero quello che ha detto Lenin, che portiamo anche noi addosso il puzzo della borghesia. Ines, mi dispiace. Lasciami solo, per favore. Noi siamo due vigliacchi. Eppure non sarebbe difficile. Ci vuole semplicemente un po' di coraggio. Coraggio? Per fare cosa? Per sempre di lui. Di chi? Di Lenin? È portatore di una peste che alla fine ci distruggerà tutti. È preferibile perdere. Perdere cosa? La guerra. Una sconfitta militare non sarebbe la fine del mondo. Pensa a cosa abbiamo fatto alla Francia 47 anni fa. Eppure sono riusciti a soffocare il socialismo. Per questo sono stati capaci di risollevarsi. Il nostro peggior nemico oggi è quell'uomo.
essere eliminato. Pensaci. Potremmo farlo noi, per il nostro paese. Tu e io. Dammi la pistola. Non puoi chiedere questo a un ufficiale. Fa quello che ti ho ordinato! Non crearmi problemi. O ti farò rapporto. Allora è proprio vero, la musica del successo non fa dormire. Scusami. Non sono ancora membro del comitato centrale, se ti riferisci a questo. Oh, lo diventerai. Anche Nadia ti darà una mano. C'è solo un partito per lei, e questo partito è Lenin. È tutto quello che Lenin vuole. Inessa, se non entri nello scompartimento perché ci sono io, mi dispiace, ti chiedo scusa. Non ammetto che si faccia politica con le divergenze personali. Sono d'accordo. Dobbiamo essere uniti per quello che ci attende. Vuoi dire che voterai a favore della mia nomina nel comitato centrale? Certamente. Grazie, signor Fiff. Posso stare un po' qui? Ho bisogno d'aria pulita. I primi pagamenti sono arrivati, metà a Stoccolma e metà a Copenaghen. Quindi io direi che sarebbe il caso di... Dottor Elfan, scusatemi. Ma questo Lenin, chi crede di essere? Poteva almeno affacciarsi al finestrino e salutare i compagni tedeschi. Sono mie istruzioni, le sto solo eseguendo. Non vogliamo che si faccia troppo chiasso attorno a quel treno. Tornerebbe a vantaggio dei nostri avversari politici. Credete che lo arresteranno quando arriverà a Pietrogrado? Non lo so. O che lo fucileranno? Non so cosa abbiano in mente quel dilettante di Kerensky e i suoi accoliti. E nel caso lo eliminassero, che cosa fareste, dottor Elfan? Tenterei di nuovo, con qualcun altro. Trotsky, per esempio. Potreste farlo subito, Trotsky sta tornando dall'America. Con lui non ci sarebbero problemi di treni tedeschi, di tradimenti. Il fatto è che Lenin è Lenin. Ma accetterà di prendere ordini? Beh, non è affatto uno stupido. Sa che sono stato io a farlo salire su quel treno. E che posso anche farlo scendere, qualora volessi, grazie a certi fattori. Come possiamo definirli? Decisivi. Il lato finanziario, per intenderci. Ma poi perché dovrebbe disobbedirmi? Gli sto mettendo a disposizione la sua amata Russia e i suoi Mujik. Ma, cari compagni, la rivoluzione si estenderà in Germania, le cose cambieranno e allora finalmente toccherà a noi fare grandi viaggi. Mamma, siamo già in Russia. No, magari, figliolo. Siamo vicino a Berlino. E ci manca tanto per arrivare in Russia. Ecco, vedi qui? Questa è Berlino. Poi andremo su, verso il mare. Questo celeste, vero? Senti, mamma, il mare com'è fatto? Rammenti il lago a Zurigo? Beh, il mare è molto più grande. Tanto grande. E noi lo attraverseremo su una nave. Una nave grossa? Sì, che ci lascerà qui in Svezia. Quassù troveremo una città chiamata Stoccolma. Là prenderemo un altro treno che ci porterà su, su, quasi fino al Polo Nord. E da lì di nuovo giù. Così. E finalmente arriveremo in Russia, dove tutti diventeremo più buoni. Qui, mamma? Sì. Io come faccio ad accorgermi che siamo in Russia?
Vedrai tanti alberi alti e sottili con il fusto picchiettato di bianco. Come si chiamano? Betulle bianche. Allora capirai che siamo arrivati in Russia. Nessuna pietà. Perché? Lo zar deve essere processato e giustiziato. Non c'è nessun dubbio in proposito. I russi sono stati educati ad amarlo, specie i contadini. Si deve tener conto delle ripercussioni. Proprio per questo. Ricordate quello che i francesi fecero al loro re? Lo giustiziarono perché lo ritenevano colpevole. In quel modo tornare indietro era impossibile. Il momento e i motivi di una tale sentenza saranno opportunamente valutati da Lenin. Sì, certo. Ehi. Attenta, stai per espatriare. Fosse così facile varcare le frontiere. Credo che ci fermeremo a Berlino per qualche ora. Riesci già a sentire il profumo di Clarisse? Non ti permetto di parlare così della donna che intendo sposare. Nutro il più profondo rispetto per quella splendida creatura. La vedova di un coraggioso ufficiale che preferisce lavorare come infermiera in un ospedale militare invece di dedicarsi ai ricevimenti dell'alta società. No, amico mio, ha tutto il mio rispetto e ti invidio perché potrai vederla. Io non ho intenzione di scendere dal treno. Non vuoi vedere, Clarisse? Un ufficiale tedesco non va da nessuna parte disarmato. Quando viene privato dell'arma d'ordinanza, significa che si trova agli arresti in attesa della corte marziale. Avanti voi, raccogliete le bottiglie. Sì, qui, dammi quella cesta. Grazie. Sciacquatele per piacere le bottiglie, sono sporche. Colonnello. Il signor Brommer e il signor Titer del Ministero degli Esteri. Dov'è quell'uomo, maggiore? Eccolo là al finestrino, colonnello. Quali sono gli ordini? Per il momento dovete aspettare. Dunque, lui. Strano viso, all'aria di un capobanda. Di dov'è? Della Mongolia? Simbirsk. E dove diavolo è? Sul Volga meridionale. Come si sta comportando? In modo impeccabile. I signori del ministero vorrebbero sapere se è disposto ad avere uno scambio di idee. Sul treno, colonnello? No, credo che potremmo sospendere questa farsa dell'extraterritorialità. Scusatemi. Platen! Vi dispiace venire qui un momento? Ci sono dei visitatori dello zoo. Tra un po' ci lanceranno le noccioline. Scott. Vorrebbero incontrarti. Ufficiosamente. Accetterò una condizione. Parvus? Non deve partecipare alla riunione. Non deve neanche sapere che si sta svolgendo. Ma questo cambia le cose. Può compromettere tutto. Comprometterebbe tutto se si facesse altrimenti. Perché? Proprio non capisco. Non ho nessuna intenzione di arrivare a Stoccolma con Parvus che mi tiene legato al guinzaglio. E se i tedeschi decidessero di appoggiare Parvus e non te? Sbaglierebbero. Avanti, compagno, vagliela a dire. È questo che ha detto esattamente? Sì. Ne siete sicuro? Parola per parola, signore. Va bene. Trasmetterò il messaggio. Maggiore. Colonnello.
bambini. Vogliamo giocare. Aspettate. Maggiore, maggiore, possiamo far scendere i bambini per farli correre un po'? Sono come in prigione. Non ho niente in contrario. Potete scendere tutti. Grazie, grazie mille. Purché restiate accanto al treno. I passeggeri scendono. Teneteli d'occhio. Sì, signore. Non è un'invenzione, colonnello. L'ho visto con i miei occhi a Francoforte. Colonnello, ci sono problemi? Il capitano von Buring ha espresso un'opinione piuttosto sorprendente. A suo avviso, quest'Ulyanov non dovrebbe essere autorizzato a raggiungere il suo paese d'origine. Il capitano von Buring è stato sotto pressione ultimamente. Stupidi manifestini firmati da Ulyanov sono stati distribuiti nel suo reparto... Per essere precisi, un manifesto pacifista che denunciava il Kaiser, l'esercito... Ho cercato di spiegargli che l'atteggiamento sovversivo di Ulyanov nuocerà più alla Russia che a noi, come prevede l'alto comando del resto. Loro sanno quello che fanno. Già. Sono spiacente di avervi fatto perdere tempo, colonnello. Signori? In nome di Dio, ti stai comportando come un pazzo! Fermati! Ricordati che sei un ufficiale tedesco. Vi chiedo 2 ore di permesso, signore. Perché? Clarissa? E che altro? Dobbiamo prendere accordi per le nozze. Dovrei farti rapporto. Ma confido nel tuo buon senso. Porgile i miei saluti. Ti chiederò di farmi da testimone. Non ce n'è. Oggi no. Non ce n'era neppure ieri, e ieri l'altro. La carne è riservata ai malati, dei feriti. Qui rimane la fame. Ci sono patate e fieno. La prossima volta che mi mancherà il fieno, vedrai che ti ma faccio. Ma chi te l'ha toccato? Va al diavolo. Oh, provaci a vedere. Semmelweis Strasse. Bevi di meno. In fretta. Sì, signore. Idiota. È lui? Sì, madame. Dove aspetta? In anticamera. Fallo accomodare in salotto. Metti dell'altro caffè e offrigli la colazione. Ma non mi avevi detto che era al fronte? Invece no. Va via, in fretta, ti prego. Non fa rumore. Ti chiamo. Madame vi raggiungerà subito. Clarissa. Come sei bella. Sei stata costantemente nei miei pensieri. E tu nei miei. Povero caro, mi sembri così provato. Come se non avessi mai dormito. Cos'è la guerra? Stavo giusto per fare colazione. Fammi compagnia. C'è caffè, qualche biscotto, marmellata. Tutte cose di gran lusso. Proprio come quando eravamo bambini. E rubavamo i dolci insieme. Le cose non cambiano mai qui dentro. Come fai di questi tempi? Non pensare alla guerra.
Non vuoi baciarmi, Ulrich? Clarissa, scusami, io non sono in me. Mi serve il tuo aiuto, subito. È molto importante. Voglio che tu parli con tuo zio per me, capisci? Lui è intimo amico del ministro von Bergen. Sì, e allora? Io lo devo vedere, capisci? Vorresti avere un appuntamento con il ministro, è così? Devo parlargli immediatamente, prima che il treno lasci Berlino. Quale treno? Clarissa, non fare domande inutili, ho soltanto un'ora. Va bene. Va bene. Gli telefono subito. Intanto mangia qualcosa. Lo zio ha detto che può riceverti. Ci richiama fra pochi minuti. Tesoro, che ti prende? Cosa fai? Vai via. La verità! Che bellezza! Prima o poi tutti gli uomini scoprono la verità! Posso prendere un'altra strada, signore? Perché? Che succede? Un'altra maledetta manifestazione. Gente che protesta. Stiamo combattendo per la nostra patria! Per voi! Tu sei vivo, ufficiale, mentre mio marito è morto! Vuoi vedere le nostre ferite? Tutti coloro che protestano in tempo di guerra sono dei traditori! Noi siamo... Dovete rispettarci! E voi dovete rispettare i vostri ufficiali! Chi è il traditore? Ripeti quello che hai detto, se ne hai il coraggio! Indietro! Possono indietro sparare! Non hai freddo? Preferisco il freddo al puzzo che c'è sul treno. Non hai detto la tua opinione quando si discuteva dello zar. Vuoi sapere se dovrebbe essere giustiziato? Sì. Lo zar è il diretto responsabile della morte di moltissimi russi, questo è certo. Ma noi non siamo come lo zar. Non possiamo uccidere come ha fatto lui. No. Noi siamo diversi, certo. Ma Lenin dice che siamo tutti corrotti da una società ingiusta e che ci vorranno generazioni per rinnovarci. E per riuscirvi, anche le parole devono essere cambiate. Le parole? Pensavo al compagno Radek. Stavamo discutendo di ciò che aveva fatto.
E a un tratto mi sono accorta che gli facevamo un processo. E che lui lo accettava. Alla fine ha ammesso il suo errore, dicendo però, io confesso. Ma capisci che cosa significa? Perché ha usato quella parola? Un errore politico è qualcosa da dover ammettere, non da confessare. Si può confessare un crimine, un omicidio, ma un errore no. Non facci caso. Credi che l'abbiano arrestato? Forse deve incontrare qualcuno. Ma le automobili non si muovono, non vedi? Allora è ovvio che quel qualcuno è là dentro. Ma e chi può essere? Una persona importante, con l'autorità per prendere decisioni. Un ministro, probabilmente. Forse vogliono essere sicuri che Lenin ristabilirà la pace. Può darsi. Chissà che cosa dirà. Sicuramente dirà che non è lui al potere in Russia, ma che comunque si muoverà in favore della pace e nell'interesse del proprio paese. È un impegno politico? No, è una dichiarazione di principio che i veri socialisti hanno sempre sostenuto. Lo so che è sempre stata la posizione di Lenin, ma ho la sensazione che potrebbero insistere perché lui assuma impegni concreti. Non pensi? In ogni modo, non credo che sia questo il soggetto della loro discussione. Allora di cosa stanno parlando? Il tuo compatriota Stalin svaligiava le banche per il partito. Soldi? Non starai cercando di dirmi che lui si sporca le mani accettando denaro dai tedeschi? Tu non ti sporcheresti le mani per la rivoluzione? Non eri pronto a sparare? Certo, ma non a scendere a patti col nemico. E non posso immaginare Lenin con le mani protese per ricevere un contributo capitalista. La rivoluzione è costosa, compagno Suliashvili. No! No! Era soltanto una congettura. Forse mi sbaglio. Certo che ti sbagli. È probabile. Cosa pensi veramente di lui? Perché me lo chiedi? Compagna Arman, tu certe volte sei così strana, come se pensassi ad altre cose. Sì, hai ragione. Ogni tanto penso ai miei figli. Ti sembra così strano? Il più grande ha quasi la tua età. Thank you.
Risalite sul treno. Capitano, potete rientrare in caserma. Sì, signore. Non hanno più bisogno di noi. Tra poche ore si imbarcheranno per la Svezia. Mio Dio, che ti è successo? Niente. Sei stato aggredito. Da chi? Ulrich, non puoi andare in giro conciato in questo modo. Io devo raggiungere la mia unità, sì. Sì, devo tornare a combattere con i miei uomini. Sì, certo, però che cosa... Io devo tornare subito al fronte. Che cosa ti è successo? No, non sono impazzito, chiedo soltanto il tuo aiuto. Mi serve la tua autorizzazione. Sì, ho capito, ma che io cosa ti è successo? Io devo tornare a combattere con i miei uomini. Lenin arriverà a Stoccolma domani. Preparati, dobbiamo raggiungerlo al più presto. Sì. L'hai visto quel gabbiano? Certamente. Ma non hanno freddo? Perché non glielo chiedi? Se facessi il marinaio mi sposeresti lo stesso. Ci penso. La costa non si vede quasi più. Addio Germania. Appena sbarcati a Stoccolma va l'ufficio postale. Telegrafa ai compagni di Pietrogrado per avvertirli che stiamo per arrivare. Potrebbe venire intercettato da agenti del governo. Indirizzo la Maria a casa di mio cognato. Ci penserà lei ad avvertirli. Chi di voi è il signor Ulyanov? Sono io. Un telegramma, signore. Il dottor Elfand alias Parvus ci saluta cordialmente e ci ricorda l'indirizzo della sua ditta di import-export a Stoccolma qualora ci servisse. Pensa sempre a tutto il gentiluomo. E ci può creare dei problemi. Siamo riusciti a fargliela sotto il naso, anche se ancora non lo sa. Signor ufficiale, cosa dicono i quotidiani svedesi riguardo al fronte orientale? Niente di buono. Arrivano notizie di diserzioni in massa tra i soldati russi. Grazie. Sono allo stremo delle forze. Vedrai che non reggeranno a lungo. Il governo non può fronteggiare la situazione e sarà costretto a finirla con la guerra. Speriamo di... Devono assolutamente continuarla. Se l'armistizio lo firmano loro, la nostra posizione diventa più debole. No, la pace dobbiamo farla noi. Sì, giusto. Speriamo che Kerensky e Miliukov non lo capiscano. Non lo capiranno. Non hanno né il coraggio né l'immaginazione per scrollarsi di dosso il classico strumento dell'oppressione. Il patriottismo. Fuoco! Colonnello Trabuskin, eccellenza. Disertori, eccellenza. Hanno puntato le armi contro i loro superiori. Inoltre, negli zaini di alcuni sono stati rinvenuti scritti sovversivi. Vai. Compagnia! Attenti! Presenta!
disertori appartengono a un reggimento della mia divisione, ministro Kerensky. È stato un ammutinamento vero e proprio? Sì, signore. Sono stati fomentati da quei maledetti bolscevichi. Hanno sparato sugli ufficiali e ucciso un capitano. Ecco perché ho ordinato che venissero fucilati immediatamente. E di questi altri che avete intenzione di fare? Questi uomini non sono stati coinvolti nell'ammutinamento. Hanno semplicemente disobbedito agli ordini alla prima intimazione. Tuttavia consiglierei di sceglierne qualcuno e fucilarlo se vogliamo dare un esempio. No, noi siamo una democrazia, vogliamo soldati, non cadaveri da seppellire. Ho saputo da fonti sicure che nei casi di ammutinamento in Francia le truppe sono state decimate, con grande vantaggio per la disciplina. Non ci servono lezioni sul comportamento civile, nemmeno dai francesi. Togliete tutte le sentinelle dal recinto. Parlerò ai soldati e anche a chi si è ribellato. Ma, signor ministro, non potete farlo. Come è possibile che il leggendario patriottismo del soldato russo si sia dissolto così? Soldati, venite. Venite qui. Voglio parlarvi. Vi voglio qui, di fronte a me. Signori ufficiali, sono stato chiaro? Voglio i miei soldati immediatamente qui davanti. Eseguite. Avanti, venite. Avvicinatevi. Anche voi. Voglio parlare a tutti voi, soldati. Venite qui. Soldati, io comprendo i vostri problemi. Dico anche a voi, uomini accusati di disobbedienza, mi rivolgo a tutti quanti voi. Alzatevi, avvicinatevi, venite qui. Vi prometto che non sarete puniti. Riavrete le vostre uniformi e tornerete a combattere con onore. Soldati, quando la Russia avrà vinto la guerra, vi prometto questo. Tutti i privilegi verranno aboliti e tutti voi godrete di una libertà nuova. Saranno attuate riforme e il nuovo governo emanerà quanto prima delle leggi per difendere i diritti dell'uomo per troppo tempo ignorati dal regime degli zar. Io sono un socialista che ha dedicato la vita a lottare contro le ingiustizie. E questo mi dà il diritto di chiedere a tutti voi di difendere la vostra patria dai suoi antichi nemici, gli Unni! Urrà! Urrà! Ministro, c'è una notizia urgente. Il capo dei bolscevichi ha lasciato la Germania e ora si trova a Stoccolma. Conosco bene Ulian, città. Mio padre gli ha insegnato a scrivere. È soltanto un fanatico come il fratello che venne giustiziato. Avanti, andiamo. Lasciamo che arrivi in Russia e si accorgerà da solo che si è già condannato con le sue mani. Tutto questo chi lo paga? I compagni svedesi, immagino. Vladimir Ilyich, i compagni di Stoccolma vi hanno preparato un piccolo rinfresco. Bene. Viva i socialdemocratici russi! Benvenuti, compagni russi! Grazie. Benvenuti, compagni. Grazie. Attenta, morte! Era un secolo che non mangiavo così. Figurati, per me è la prima volta. Che ci avresti aiutati, lo sapevamo. Le mie dichiarazioni? Sì. I giornali. Dimentichiamo. Bevete, stati allegri. Le ritengo io. Che felicità vedere gente serena come voi svedesi. È una città tanto splendida come Stoccolma. Qui la gente vive... Come in Svizzera. Meglio. La guerra sembra davvero lontana. I danesi sono con noi. Ah, anche gli spagnoli. Non esattamente, direi. Non ti pare? Oh, ma che stanza meravigliosa. Come profuma questa saponetta? Credi che se ne accorgerebbero se me la infilassi in borsa? Vergognati! Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Va bene, va bene.
Stavo solo scherzando. Posso? Tieni, usa questo. No, grazie, non mi serve. Visto quanti capelli grigi? Anch'io, sai, ogni tanto ne trovo qualcuno. La sorella di Volodio dice che io somiglio a un pesce. Mi chiama l'aringa. Oh no, proprio un'aringa. L'essere la sorella di Lenin, a quanto pare, non le impedisce di dire sciocchezze. Tu hai un bellissimo sorriso, anche se è raro vederlo. Forse lei voleva che il fratello sposasse una donna più giovane. E i tuoi figlioli? Lo sanno che stai tornando? Non sono riuscita ad avvertirli. Non so neanche quando riuscirò a vederli. Il dottor Elfand ti mette a disposizione l'automobile più prestigiosa della città. Lusso. David, pensa se io venissi fotografato su una vettura del genere. Sali tu, Radek. Ho sempre sognato di sembrare un ricco capitalista. Ho bisogno di qualcuno su cui contare qui a Stoccolma. Io sono fedele a te e alla nostra causa, compagno Lenin, credimi. Bene, questa è l'occasione per dimostrarlo. Andiamo. Vladimir Ilyich. A nome di tutti noi devo dirti che, visto che rifiuti di viaggiare su automobili di lusso, devi almeno comprarti un nuovo paio di scarpe. E subito. Ma io ci sono affezionato a queste scarpe. Ma anche i pantaloni sono proprio da buttare. Sì, ha ragione Nadia. Sono tutti consumati, non ce la fanno più. Quel mio rammendo sul risvolto è davvero imperdonabile. E poi non vanno con queste scarpe. Sarà meglio passare al reparto vestiti. Sì, sì. Bravo. Sembra che avremo un'estate molto calda. Noi andremo ai bagni di... Oh, sono proprio belli. Stoffa di prim'ordine. Che ne dici di una giacca, Vladimir Ilyich? Abbiamo speso pochissimo, perciò suggerirei di... Io non sto andando in Russia per portare l'ultima moda in fatto d'abbigliamento maschile. Avanti! Ancora tu? Dov'è Lenin? Non è venuto. E quando è che verrà? Credo mai, Farbus. Perché quel gentiluomo venuto da Simbirsk si comporta così? Stavamo fianco a fianco durante i primi moti rivoluzionari. Eravamo amici. Cos'è cambiato? Sei cambiato tu, Farbus. Sei un tedesco adesso. Un abile uomo d'affari tedesco che ama i vizi costosi. Champagne, orgette. Beato te. Vedo che dimentichi che per anni ho anche mantenuto con ingenti contributi i gruppi rivoluzionari in esilio, mio caro compagno. Se sei onesto e vuoi lasciare intatto il ricordo del tuo impegno politico, allora sparisci. Non hai più la credibilità per fare il rivoluzionario. Non te la prendere, non voglio essere offensivo. Ma non faremmo certo una bella figura se presentassimo un personaggio come te al popolo. E Lenin viene a dirmi questo adesso? Dopo i miei sforzi per tirarlo fuori dalla muffa? Perché non me l'ha detto prima? Ah, certamente, questo è intuibile. Prima doveva arrivare qui.
Ma crede di poter fare a meno di denaro? Ah, no, certo. Serve per l'organizzazione. E dove crede di trovarne? Forse non l'hai ancora capito. I tedeschi ti hanno mollato, Parvus. Anche per quello che riguarda il denaro. Il denaro è già qui. A Stoccolma, via Copenaghen. Ma non a tuo nome. Cosa significa? Chiama la banca e controlla. A Lenin dispiace metterti da parte, credimi. Ma non c'è altra scelta. Siete dei maledetti stupidi. Avete distrutto l'opera della mia vita! Il mio capolavoro! Sei stato tu. Ti sei messo tra Lenin e me, tu piccolo sgorbio pagliaccio. Essere strisciante del ghetto di Cracovia, ti sei comportato come un gesuita. Che vuoi dire con orgette? Come ti permetti? Mi piacciono le donne. È contro rivoluzionario per caso e poi li tratto bene. Informati! Dove pensate di arrivare senza di me? Senza la mia intelligenza, senza la mia esperienza, la mia diplomazia, la mia conoscenza dell'alta finanza, Lenin non sarà mai in grado di ottenere nulla. Dove sareste ora se non fosse stato per me? Aspetta, io voglio che tu parli a Lenin e devi fargli capire quanto lui abbia bisogno di me. Io devo stargli vicino. Tu spiegagli quanto posso essere utile. E poi ho il diritto di essere là assieme a voi. Lenin non ti sta voltando le spalle. Ma tu devi rimanere nell'ombra, Parvus. Nell'ombra. Ma con pari diritti, io e lui. No. Io rappresento Lenin qui. Dovrai fare capo a me. No, questo non l'accetterò mai. Credo che cambierai idea. Rimani qui? No, vengo con te. Sta per partire dalla piattaforma numero 1 l'espresso con vagoni letto per Haparanda e il confine finlandese. Vi auguro buon viaggio, compagni, e salutatemi Pietro Grado. Perché non vieni con lui? Ho conosciuto una ragazza svedese che è pazza di me. Mi vuole sposare. Sposare te? Allora sì che è pazza. Oh, oppure cieca. È più probabile che sia vecchia e grassa, ma piena di soldi. Così Radek potrà sistemarsi senza più pensieri. La vostra è soltanto invidia, giovanotti. Arrivederci, Ines. Cara. Addio, cara. Compagni, tre urrà per Radek. Ibib, urrà! Ibib, urrà! Ibib, urrà! Volodya, non ti senti bene? Nadia! Che cosa possiamo fare? Forse c'è un medico sul treno. Non vuole che si venga a sapere. Ma ha bisogno di aiuto. Vado a vedere se trovo qualcuno. Non hai sentito che cosa ho detto? Non ce lo perdonerebbe mai. Ma che succede? Sta male. Nadia. Sì, sì. Se non arrivo a Pietrogrado. Oh, ma che dici, Volodya? Dio i compagni. Sì. Tutti i poteri ai soviet. Certo che glielo dirò. Ma ora sta calmo, eh. Non preoccuparti. Sta calmo. Sta calmo. Sollevagli la testa. Ai soviet, degli operai, dei soldati. Eccomi.
Quei contadini. Sì. Ecco, l'acqua. Così. Ecco, così. Ecco, ecco. Ora, giù. Giù. Il dolore si è calmato. Non farne mai parola con nessuno. In Polonia ci sono campi come questo. E lo sai come si chiamano in polacco? Blon. Lenin mi chiamava piccola Blon. Facevamo spesso delle lunghe passeggiate insieme, con Nadia, naturalmente. Hai scoperto che cosa è successo? Che cosa avrei dovuto scoprire? Se lui ha... Scusate. Se lui ha preso soldi dai tedeschi. Ha avuto finanziamenti da molti e da fonti diverse, quando è stato necessario. Ne abbiamo parlato e Lenin disse che era un fatto irrilevante. Ma se tu non riesci a capirlo, se non credi che sia un fatto irrilevante, sei ancora in tempo per tornare indietro. Pensaci sopra, compagno. Come sta? Sto bene ora. Grazie. Soltanto qualche idea. Tre suggerimenti. Quale sceglieresti? Il secondo. Suoni sempre il piano. L'appassionata. Tu invece preferivi la patetica. Quante discussioni abbiamo avuto. Già, è vero, come quelle sul libero amore. Non siamo mai stati d'accordo. Su una cosa, sì. Che le donne non dovrebbero sposarsi per convenienza, ma per amore. E quale significato ha più un matrimonio quando l'amore di cui parli se n'è andato? L'amore libertino è un concetto borghese. Non appartiene al proletariato. Questa è la politica, Inessa. Ah, Nadia. Stavamo cercando di decidere un nuovo nome per il partito. Ecco tre suggerimenti. Quale sceglieresti? Sceglierei il secondo. Anche noi. Ah, David. Riunione per tutti. Compagni! Compagni, venite fuori. Il compagno Lenin vuole parlarvi. Venite, compagni. Venite fuori. Il compagno Lenin vuole parlarvi. Giù, mettetevi giù. Voglio vedervi tutti in faccia.
Compagni, ho una cosa molto importante da dirvi. Una cosa che deve rimanere tra di noi finché non arriveremo a destinazione. Il partito ha un nuovo nome. Finora, compagni, ci siamo chiamati bolscevichi socialdemocratici, ma questa definizione non si attaglia più a ciò che siamo o a ciò per cui lottiamo. Noi non siamo niente affatto democratici piccolo borghesi. E tantomeno siamo social-sciovinisti. C'è una frase di Engels che sembra adattarsi proprio a noi. I veri partiti politici non hanno mai una denominazione che le definisca perfettamente, perché il partito si modifica mentre il suo nome rimane lo stesso. Compagni, noi non siamo socialdemocratici e non potremo mai più esserlo. Compagni, noi siamo il Partito Comunista Bolscevico. Mi piace, suona bene. Giusto? Viva il compagno Lenin! Vino francese, offerto dai compagni svedesi. Brindiamo al partito. Ha avuto successo. Tieni. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les soldats sont en train de lever. Les soldats sont en train de lever. Entendez-vous dans les campagnes musiques, les féroces soldats. L'ho trovata in fondo a un cassetto mentre facevo i bagagli. E così l'ho messa nella mia borsa. 29 anni. Quando ti arrestarono e spedirono in Siberia. Però ce l'abbiamo fatta, Nadia. Sì, ma quella Nadia non c'è più. E con questo anch'io sono più vecchio. Oh, tu non invecchierai mai, Volodya. Siamo qua finlandese. Dei funzionari svedesi mi ha appena detto che i giornali occidentali sono pieni di articoli su di noi. Lo so. In particolare la stampa francese sottolinea che il governo provvisorio ci ha già messi sotto processo. Potremmo avere brutte sorprese. È in partenza il convoglio di slitte che prosegue per il confine russo. Qui ci sono le slitte per chi va in Russia. Prendete posto, prego. Nadia, dobbiamo andare. Vai. Pensi che dovremmo avvisare i compagni di quello a cui andiamo incontro? È tardi per tornare indietro. Le accuse sceglieranno contro di me? Le peggiori, naturalmente. Ormai.
Ormai non è più possibile tornare in Svizzera. Esatto. I viaggiatori che partono da Tornio possono salire sul treno. Avanti, salite sul treno. Presto! Voi invece nella baracca. Nella baracca. I viaggiatori provenienti dal confine svedese nella baracca per il controllo documenti. Da questa parte. Eccoci di nuovo nella grande madre Russia. Pochi giorni fa vendevo libri a Ginevra. E ora eccomi in Russia, con i miei compagni. E gli Lenin. Avanti, entrate. Pronti a cambiare il mondo. E a dare libertà e uguaglianza a tutti. Svelti e preparate i documenti. Non siete stati ancora ammessi in Russia. Io sono russo. Toglietevi pastrano e giacca. Se avete armi, dovete consegnarle. Ripeto, tutte le armi devono essere consegnate. Anche la valuta straniera deve essere consegnata. Ripeto di nuovo, qualsiasi arma e la valuta straniera devono essere consegnate. Cosa cercate? Le armi nelle tasche di un bambino? Melina, basta. Controllati. Ufficiali inglesi, stiamo attenti. Chi di voi è Uliano? Sono io. I documenti. Vladimir Ilich Ulianov. Perché vi chiamano Lenin? Ai miei amici piace così. Che cosa significa? È un soprannome. E per quale motivo lo adottate? Conoscete un boxer che si chiama James Corbett? Bene, è soprannominato Gentleman Jim, giusto? Il mio nome è qualcosa di simile. Volete dire che Lenin sta per gentiluomo? Sì, ci siamo vicini. Occupazione? Giornalista. Religione? Russo ortodosso. Praticante? Quando posso. Convinzioni politiche? Non credo che in Inghilterra sarei obbligato a dare una risposta. Vi rifiutate di rispondere? Socialdemocratico. Quindi non siete in contrasto con il governo? No. Perché allora a Pietrogrado stanno raccogliendo prove contro di voi? È quello che vorrei sapere anch'io. Vladimir Ilich. Non vogliono farmi entrare in Russia. È svizzero. La Svizzera è un paese neutrale. Abbiamo ordine di ammettere soltanto cittadini russi. Il signor Platten ha diritto di entrare in Russia. Fu arrestato dalla polizia zarista e rilasciato dietro cauzione. E ora vuole quel denaro. Ci facciamo garanti per lui, vero compagno? Sì, sì, sì. Quest'uomo non può entrare in territorio russo senza un permesso scritto del Ministero degli Esteri. Mi dispiace. Dispiace anche a me, Vladimir Ilich. Vi aspettano grandi cose e non volevo perdermi. Non dimenticheremo ciò che hai fatto per noi. Appena ne sarò in grado, ti procurerò il permesso. Così potrai raggiungerci. A presto, compagno. Petule bianche.
Secondo te Inessa ha raggiunto il suo scopo e Nadia sarà messa da parte? Nadia sopporta tutto. Non ha nessuna forza di carattere. Ci sono dei soldati sui binari. Ce n'è anche uno sopra un cavallo. Sì, bravo. Voglio la verità o farò scendere tutti. Chi è che ti manda? Il popolo russo. Voglio parlare con Lenin. Cosa volete? Sei tu che vuoi che la Russia si arrenda alla Germania? Compagno ufficiale, io non voglio che altri russi siano massacrati al fronte per interesse dei profittatori. Dobbiamo spazzar via i tedeschi una volta per tutte. Hanno già perso la guerra. Se non sarà oggi, sarà domani. Ma i soldati russi devono vivere per partecipare alla rivoluzione. Se non capisci questo, come puoi dire di rappresentare il popolo russo? O ti sei preso da solo l'incarico di parlare a suo nome? Chiedi a chi lavora la terra che cosa vuole. Chiedi agli operai che cosa vogliono. I contadini vogliono la terra e gli operai vogliono le fabbriche. Chiedilo ai tuoi uomini, non da ufficiale, ma da compagno. Avanti! A Pietrogrado, avanti! A Pietrogrado! Questo è il nostro programma secondo quanto abbiamo discusso. Dagli un'occhiata. E che ne dici dei compagni che appoggiano la politica di Kerensky di continuare la guerra alla Germania? Hanno commesso un grave errore e presto se ne renderanno conto. E in caso contrario? Vedremo, non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Dobbiamo rafforzare l'organizzazione mobilitando la stampa. I programmi dei quali nessuno sa niente sono inutili. Ho scritto una nota sulla tua proposta di creare un settore dedicato alle compagne e al reclutamento delle donne. Hai sempre lottato per l'emancipazione, no? È stata una tua ossessione per anni, giusto? Che ne dici? Sì, penso che Inessa dovrebbe essere incaricata del settore. Lo deciderà il comitato centrale. Finalmente stiamo viaggiando su un treno rosso, in compagnia di veri russi, facce di casa nostra. E questa notte arriveremo a Pietrogrado, tutti insieme. Un'altra cosa, sapete che cos'è stanotte? Ricordate, fratelli? È Pasqua! È Pasqua! Pasqua russa, finalmente. E anche la Pasqua ebraica. Coincide. Coraggio, facciamo un po' di musica. Il destino, compagni. Abramovic, è un peccato che tu non abbia l'agnello per celebrarla. Pasqua o non Pasqua, io festeggerò soltanto la fine del nostro viaggio a Pietrogrado. Ma non cominciamo con le celebrazioni, eh? Sei triste, Nadia? Stavo pensando a mia madre. Come le sarebbe piaciuto poter tornare in Russia. Ma non ho potuto portare neanche le sue ceneri. Perché no? Volodya ha detto che non c'era tempo di andarle a prendere.
C'era tanto da fare. Le riporterai a casa un giorno, vedrai. Sì. Sì, certo. I doganieri svizzeri sarebbero stati capaci di confiscarle. Ho assoluta fiducia in te. Farò del mio meglio. Non potrai dedicare molto tempo alla musica. Non si può correre dietro a due passioni nello stesso momento. Questo l'ho già sentito dire, mi sembra. Anni fa, a Parigi. Soltanto che non stavamo parlando di musica. Penserebbero i compagni di Pietrogrado se per prima cosa venissero a sapere che il segretario del loro partito ha lasciato la moglie per una donna più giovane. Lo sappiamo bene tutte e due. Non è così, Inessa? Dove andrai ad abitare a Pietrogrado? Io e Nadia andremo. Staremo a casa di mia sorella per cominciare. Devo parlare ai compagni, scusami. Adesso Stiocca per andare in una scuola russa. Come si troverà? Ah, bene, sono sicuro. Da due compagni. È tanto caro. E vivace. A volte un po' irritante. Venite tutti qui, per favore. Anche tu. Il compagno Lenin vorrebbe parlarvi. Possiamo metter giù quella valigia. Ci farà da tavolino. Compagni, mi è giunta notizia che il governo provvisorio ha intenzione di metterci sotto processo come traditori perché ci siamo serviti di un treno tedesco per venire qui. Ho preparato una dichiarazione in cui affermo di essere anche pronto ad andare in carcere. Ma difenderò il mio diritto ad aver preso questo treno davanti a tutti i tribunali. Ripeto, il diritto di usare qualsiasi mezzo a disposizione per tornare nel mio paese e partecipare al suo destino. Compagni, la mia vita non significherebbe più niente se non agissi in questo modo. Io e Nadia abbiamo firmato. Chi volesse sottoscrivere è pregato di farlo. Per coloro che invece preferiscono andarsene, farò fermare il treno. Così potranno scendere. No, no, grazie, Stiopka, ma tu non puoi firmare. Non ancora.
tedeschi hanno un treno pronto per noi. Possiamo partire subito. Diranno che abbiamo copiato Lenin. Che stiamo seguendo la sua scia. Meglio che restar fuori dalla porta. Lenin sta per arrivare a Pietrogrado. Va bene, d'accordo. Andremo. Ma prima stiamo a vedere che gli succede quando arriva. Sia venuta molta gente ad aspettarci. No, non mi sembra. Vedete dei soldati? No, non vedo nessuno. Solo delle luci. Soldati. È una trappola. Io non ho paura di morire. Ehi, guardate! Popolo! Lavoratori! Sono qui! E sono qui per noi. Ci stavano aspettando. Vorrei che mio marito fosse qui. C'è moltissima gente, con le bandiere e soldati. Andiamo a vedere che genere di accoglienza ci ha preparato il governo provvisorio.